fossero protagonisti, ma protagonisti di età, rispettati nella loro personalità e addirittura nei loro diritti umani. Invece, soprattutto nell'ultimo periodo, usando anche in maniera arbitraria il regolamento che ci eravamo dati, no? Anche sulle pause, turni, eccetera, i lavoratori sono costretti sostanzialmente ad accettare condizioni di lavoro massacranti, ritmi impossibili, subiscono contestazioni disciplinari se sforano di un minuto la loro andata e ritorno dal bagno, in poche parole subiscono anche del razzismo, perché addirittura alcuni nostri lavoratori dell'est vengono chiamati zingari. Capite bene che tutto questo è inaccettabile. È inaccettabile ed è questo il primo motivo per cui oggi ci siamo fermati, perché andare in bagno a pisciare non è un diritto dei lavoratori, è un diritto umano che tutti devono avere, e uno non può essere sanzionato con una lettera se sta un minuto in bagno in più. Queste sono cose da campo di lavoro nazista. Quindi questa è la conduzione nostra principale: bisogna togliere quel regolamento che viene usato contro i lavoratori, ripristinare le relazioni, i rapporti sul piano della dignità, sul piano del rispetto. Non vogliamo più capi e capetti che comandano a bacchette i lavoratori e ti dicono: se oggi non fai questo, domani ti lascio a casa. Questi tempi, i tempi degli schiavi, l'abbiamo già detto un anno fa, sono finiti, e anche in AIA devono finire. Perché un'azienda come AIA non può permettersi di sopportare un clima di questo tipo all'interno dei suoi magazzini. Deve intervenire perché tutto questo finisca immediatamente. E poi c'è la parte economica. Noi abbiamo chiesto, visto che quest'anno la cooperativa non ha dato dividendi, abbiamo chiesto comunque di avere un bonus defiscalizzato attraverso ticket per l'impegno che i lavoratori stanno mettendo. Noi sappiamo che AIA si sta espandendo e sta lavorando sempre di più, per cui va riconosciuto anche l'impegno dei lavoratori, che non fanno un lavoro facile, fanno un lavoro complesso e soprattutto molto faticoso, con orari lunghi e pesanti. Vogliamo poi il pagamento del sabato, quando si viene a lavorare al sabato, che adesso non viene riconosciuto. Vogliamo discutere degli aumenti di livello per chi ha più anni di anzianità. Vogliamo un ticket restaurant, che adesso il governo ha previsto fino a 8 euro, perché la busta paga dei lavoratori LP è il 40% inferiore a quella dei dipendenti AIA, che magari fanno lo stesso lavoro. E questo è inaccettabile, perché stiamo parlando di persone che lavorano qui da 10, 12, qualcuno anche 15 anni, e di fatto sono lavoratori AIA, al di là del fatto che ci sia un LP o un'altra azienda. Queste sono le nostre richieste e le vogliamo, le stiamo discutendo, le abbiamo proposte LP da mesi, non abbiamo ottenuto nessuna risposta se non vaghi discorsi di incontro o non incontro. Intanto le sanzioni disciplinari continuano a partire e noi questo non lo accettiamo più. Per cui chiediamo l'apertura di un tavolo immediato, con la presenza anche di rappresentanti AIA, per definire un accordo su tutti questi punti, altrimenti lo sciopero andrà avanti a oltranza. Tocca a uno! Bravo, bravo, bravo.